poco comincerà la premiazione con ovviamente le tre squadre che riceveranno tutte e tre un riconoscimento, e viene intanto premiato il miglior giocatore Coutinho. Abbiamo sottolineato Aldo Coutinho, ottima partita. Sì, sì, è un giocatore diverso da quello visto nella sua precedente esperienza nell'azzurra, ha una continuità notevole, riesce a fare anche la fase difensiva, quello che non faceva appunto due anni fa. Ora è un giocatore maturo anche per l'intraprendenza, per la capacità di scardinare difese avversarie. Io ho avuto il grande merito di trovare il gol, forse nel momento più difficile per l'Inter, che era in difficoltà nella prima partita contro la Juve era partita sicuramente meglio, con occasioni migliori, ma il contropiede e la qualità tecnica degli uomini davanti all'Inter ha fatto la differenza, regalando quella prima vittoria importante poi per incanalare il successo definitivo del trofeo team proprio verso la formazione della Juve. Adesso tutta la squadra va a ricevere il premio, Inter che giocherà in preliminare sul premio calcio, ovviamente bisognerà scoprire se contro l'Ajax o contro lo Scontoriga. Milan che tornerà già il 24 luglio sempre su premio, ma Gelsenkirchen contro lo Schalke. Ci sarà anche la Juve che giocherà il primo agosto contro il e io li amo questi ragazzi. 29, un appassionante Milan Chelsea nella notte tra il 28 e il 29 direttamente da Miami. Tanti appuntamenti ovviamente a seguire il palinsesto. Grande Pupi. L'Inter alza la coppa, vince per l'ottava volta il trofeo team. Musica. Soddisfazione dell'azzurra ovviamente a Iesanetti, che in carriera di coppe ne ha sollevate di ben più prestigiose, ma insomma anche questo trofeo che è diventato una bella abitudine per l'Inter può portar bene, può essere evidentemente di ottimo ufficio. È davvero tutto, è stata una bella serata, lo sarà soprattutto per l'Inter, ma più avanti nella preparazione vince questo trofeo al secondo posto la Juve, al terzo il Milan, grazie alla regia di Paolo Bonici, grazie al coordinamento di Fabio Lepiderà, grazie al nostro Alessio Cotti a bordo campo, grazie soprattutto ad Aldone, anzi al Dico Serena, e anche da parte di Piero Gimbardo il ringraziamento.